Riprendono dopo l'estate gli appuntamenti organizzati dal CRAL Giustizia Nisseno per conoscere la storia e le bellezze architettoniche non solo della città. L'iniziativa Scoprire e Riscoprire Caltanissetta viene riproposta da circa 16 anni, subendo una battuta d'arresto soltanto durante la pandemia. Attività ripresa però già nei mesi passati e adesso si pensa alle prossime visite gratuite in programma. L'iniziativa è nata già nel 2000, se non ricordo male, 6, su suggerimento di Vincenzo Falzone, subito condivisa da noi, perché abbiamo capito che i nisseni non conoscono a fondo la nostra città e infatti in ogni appuntamento vengono parecchie persone e si meravigliano di quello che c'è a Caltanissetta, sia in termini di storia, di tradizioni e di monumenti che spesso li vediamo ma non ne conosciamo la loro natura. Finalmente abbiamo pensato sia a ottobre, novembre e dicembre di fare queste visite guidate e storiche per la città. È aperto a tutti, non solo al CRAL di Giustizia che è il promotore e quindi diciamo che loro oltre che partecipano, ma a tutta la cittadinanza e ai turisti che si trovano. Questa domenica 23 ottobre, dunque, in collaborazione con i club nisseni, Lions Città dei Castelli, Royal Eagles e Associazione Francesco Amico, dalle 10 del mattino si farà una passeggiata insieme allo storico Vincenzo Falzone in centro storico e per l'esattezza si partirà dalla Fontana del Tritone sino ad arrivare al quartiere Provvidenza, passando davanti l'omonima chiesa per poi arrivare nella parrocchia di San Giuseppe. La particolarità è la storia, come nasce questa chiesa, quali sono, diciamo, le opere che si trovano all'interno della chiesa, che ci sono delle opere particolari. C'è ad esempio un quadro, entrando a destra, ve ne dico una così in TV, ma venitemi a trovare domenica, dove c'è un quadro della Vestizione. Oggi è San Bernardo da Corleone, il famoso cavaliere spadaccino del Seicento, che era il più famoso, che ferì un suo coetaneo e fu ricercato allora per tutta la Sicilia, era di Corleone, e venne a Caltanissetta dove fece il noviziato dei frati cappuccini. E questo quadro è il momento in cui viene fatta la vestizione, che diventa frate e abbandona la spada, come si vede in questo quadro. Questo è un particolare.